Intensa, mi auguro interessante e positiva per tutti, anzi sono certa che sia stata una giornata interessante e positiva per tutti. Questo ultimo workshop di questa sequenza, poi ce ne sono come sapete altri che si stanno svolgendo in parallelo, in realtà può considerarsi come l'ideale continuazione di quello che ha appena avuto luogo in questa stessa aula, perché è un workshop che ancora una volta dedicato a temi di valorizzazione della cultura, a temi di anche legame tra formazione nell'ambito umanistico e possibili sbocchi professionali, invenzione di nuovi lavori, nuove professioni, nuove tipologie di attività nell'ambito dei beni culturali, ed è anche un workshop nel quale, oltre che continuare a parlare di cultura, si continua a parlare di collaborazione, che è appunto una delle parole chiave del workshop che abbiamo appena ascoltato. Io faccio gli onori di casa, io sono Marina Magnaci, qui sono il delegato alla ricerca, oltre a essere io un umanista, anzi un umanista di nicchia, perché mi occupo di manoscritti medievali, quindi il problema appunto della spendibilità della formazione in questo ambito, lo pongo quotidianamente anche nella mia attività di docente, di formatore. Faccio il titolo di casa però anche a nome di Giulio Rufino, che oltre ad essere una storica dell'arte, storica della miniatura, è qui delegato alla diffusione della cultura e della conoscenza, quella che nelle università da un po' di tempo si chiama, con questo termine un po' vago, diciamo, dai contorni vaghi, di terza missione, didattica, ricerca e terza missione. E faccio il titolo di casa chiaramente anche a nome di Francesco Ferrante, che appunto è andato a presiedere, a seguire un altro workshop, come è delegato al giornalismo. E vi ringrazio tutti per aver accettato questo invito a questo primo workshop, che probabilmente sarà la prima, anzi che è senz'altro la prima di una serie di iniziative relative ai beni culturali, scaturite dalla constatazione che beni culturali in Ateneo sono rappresentati molto trasversalmente in tanti dei nostri dipartimenti. L'Ateneo veramente è un contenitore molto variegato di attività di ricerca, di idee, di progetti che riguardano da diversi punti di vista i beni culturali, ma spesso appunto filoni di attività sviluppati in diversi dipartimenti si conoscono poco, cioè colleghi che lavorano anche magari da anni nella stessa università su temi che hanno molto in comune, di fatto insomma non sanno molto bene l'un l'altro quali siano i progetti in corso, gli strumenti disponibili e anche e soprattutto le potenzialità. Quindi da una parte noi abbiamo pensato, diciamo, di costruire un percorso che è anche rappresentato da questa brochure che abbiamo prodotto per il momento soltanto in PDF, che poi stamperemo eventualmente, anche aggiorneremo, ma soprattutto distribuiremo come PDF, che è una brochure che raccoglie appunto le nostre attività interne all'Ateneo nei diversi dipartimenti che riguardano da punti di vista vari i beni culturali. D'altra parte noi avvertiamo un'altra esigenza, e anche diciamo questa seconda esigenza è lo spunto per l'avvio di un percorso, cioè quello di farci conoscere all'esterno, di farci conoscere al mondo imprenditoriale, di rendere visibili, quindi di valorizzare le nostre competenze, gli strumenti, i progetti che noi abbiamo in corso o che potremmo sviluppare nell'ambito di quello che è un settore strategico, che è il settore dei beni culturali. In effetti, come vi dicevo, noi facciamo molte cose nell'ambito dei beni culturali, appunto magari non le facciamo insieme, perché questa brochure si intitola Heritage Together, cioè occupiamoci di patrimonio culturale insieme all'interno dell'Ateneo e insieme, cioè in collaborazione con interlocutori esterni. Attività ne facciamo molte, alcune di queste sono molto apprezzate a livello nazionale e anche internazionale, alcune di queste hanno anche ottenuto finanziamenti e continuano a ottenere finanziamenti, e continuiamo a candidare a bandi competitivi nazionali, regionali e internazionali, e appunto le valorizziamo anche, abbiamo da un anno soprattutto iniziato a valorizzare sul territorio queste attività di terza missione. Allora abbiamo invitato da una parte un rappresentante per ciascuno dei cinque dipartimenti dell'Ateneo a illustrarci molto brevemente appunto questa ampia gamma di progetti e di idee che noi abbiamo qui a Cassino, che riguardano appunto ambiti che spaziano
da materiali, tecnologie, strumenti diagnostici, a monitoraggio dei parametri ambientali, restauro, rinforzo, riqualificazione di siti di interesse storico e culturale, anche in relazione a eventi molto attuali, purtroppo appunto come i recenti eventi sismici, comunicazione museale, fruizione diversificata di contenuti culturali, sviluppo di sistemi avanzati di archiviazione di manufatti archeologici, di manoscritti, appunto, di papiri, sviluppo di elaborazione di modelli imprenditoriali innovativi per la valorizzazione di beni e prodotti culturali. Sicuramente ho dimenticato qualcosa, ma insomma questo è soltanto per darvi un'idea. Chi poi lo volesse può ricevere anche la nostra brochure se è interessato direttamente a saperne di più. E alcune di queste attività sono già interdisciplinari. Ecco, qui troviamo alcune delle parole chiavi, che oltretutto sono anche le parole chiavi che voi, giovani, che vi affacciate poi al mondo del lavoro, vi sentirete ripetere, diciamo, contornate un po' da una nuova retorica alla quale noi ormai ci siamo abituati. Insomma, si parla tanto e sempre, e bisogna abituarsi a declinare anche le progettualità in termini di interdisciplinarità, in termini di intersettorialità, quindi rapporti fra mondo accademico e universo delle professioni e del mondo imprenditoriale esterno all'accademia. La terza I, non sono più le I Berlusconi, ma sono delle nuove I che vanno di moda in questo periodo, naturalmente sta per internazionale. Anche da questo punto di vista io ci tengo a sottolinearlo, perché noi partiamo dall'Università di Cassino da un lavoro che cerchiamo di proiettare sui nostri interlocutori nel territorio, ma non ci chiudiamo nel territorio, non possiamo e non vogliamo chiuderci, quindi appunto pensiamo anche che progetti, iniziative, competenze che maturiamo all'interno siano anche, possano essere anche modelli da esportare, quindi da esportare nelle vicinanze sul territorio, ma anche e anche soprattutto da esportare al di fuori di questo territorio, anche per far crescere l'economia, ma non soltanto l'economia locale. Detto questo, io lascio la parola ai colleghi dei dipartimenti, che presenteranno in maniera necessariamente molto breve i punti di forza delle loro attività sui beni culturali, e poi abbiamo due ospiti esterni, uno in realtà che ci ha fatto la grande cortesia di partecipare addirittura a due workshop in sequenza, che è Marco Pisalberghi, che da qui poco fa ha già ascoltato, e vi presenterò poi brevemente. L'altro è Stefano Fiori, che è uno dei cofondatori di Abstract, anche su questo diremo, dirà lui stesso dopo, e gli ospiti esterni appunto ci servono per portare il loro punto di vista esterno, di imprenditori, sugli aspetti sia positivi, eventualmente anche sulle difficoltà della collaborazione che noi stiamo cercando di costruire, nella quale crediamo molto, e appunto insomma per la quale ci serve lavorare insieme. Io direi che potremmo andare nell'ordine in cui i dipartimenti sono elencati qui nella brochure, che nel frattempo vi faccio vedere, e quindi cominciando dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza. Vieni qua. Il collega Marcello De Rosa, che ci parlerà delle attività del suo dipartimento nel settore dei beni culturali. Sì, buongiorno a tutti. Forse il Dipartimento di Economia è quello un po' che suona non bene rispetto alla valorizzazione dei beni culturali. Ecco, non è così. Io vorrei provare a dimostrare in questi 5 minuti che non è così, nel senso che le competenze che noi abbiamo in questo dipartimento sono assolutamente indispensabili, quindi possono essere scambiate con quelle dei colleghi degli altri dipartimenti nel processo di valorizzazione dei beni culturali. Noi siamo stati coinvolti in una rete europea che analizza quelli che si chiamano gli ambienti di innovazione, e in particolare abbiamo applicato queste metodologie di analisi proprio ai beni culturali, naturali e culturali, alle risorse naturali e culturali, insieme a questo gruppo Gremi, che è un gruppo di ricerca europeo. In Italia ci sono due università coinvolte, la prima è quella di Cassino, l'altra è il Politecnico di Milano. Di che cosa ci siamo occupati? In primo luogo di diagnosi del territorio, in sostanza, perché esiste un primo elemento di diagnostica territoriale e di identificazione delle risorse culturali e naturali, che è preliminare ovviamente al processo di valorizzazione. Quindi esiste
una cassetta degli attrezzi che è necessaria per, questa, per identificare non solo le risorse materiali ma anche quelle immateriali, penso per esempio alle competenze sostanzialmente, e quindi questo è un processo di identificazione delle risorse che è preliminare a quello che è il processo successivo, cioè quello di valorizzazione delle risorse. Una risorsa, si diceva che questo gruppo di studio è tale quando un sistema di produzione locale interagisce con oggetti che devono essere valorizzati, quindi diventare risorse, e questo è un meccanismo spesso di tipo collettivo, perché le risorse sono risorse del territorio, nella fattispecie io mi occupo di aree rurali, quindi aree un po' diciamo più marginali, e quindi il processo di identificazione, di specificazione e di valorizzazione è un po' più complesso. Una volta identificata e valorizzata la risorsa, quindi esiste anche una dimensione tipicamente imprenditoriale. Ci vuole un'impresa, ecco, per valorizzare queste risorse, ed è quello che noi proviamo a trasmettere con i nostri strumenti di ricerca. Esiste dunque tutta una serie di elementi per l'analisi dei processi di imprenditorialità che, come noto, non sono solo riconducibili a variabili economiche ma anche e soprattutto di tipo individuale. Quindi il profilo imprenditoriale che sta dietro il processo di valorizzazione non è solo economico ma è anche sociale, psicologico e contestuale. Vi faccio un piccolo esempio, se ho ancora 30 secondi dei 5 minuti. Personalmente sono coinvolto nella valorizzazione di risorse culturali riconducibili al Made in Italy agroalimentare. Cosa c'entra l'agroalimentare con le risorse culturali? C'entra perché il Made in Italy è espressione della memoria storica, i giacimenti enogastronomici sono espressione di una cultura di produzione, anche di consumo, che deve essere identificata e valorizzata. Su questo ovviamente noi ci stiamo impegnando molto, noi anche qui siamo parte di una rete europea che si occupa di sistemi agroalimentari locali che valorizzano proprio le indicazioni geografiche, cioè questo processo che riconnette il consumatore al luogo di produzione e di consumo. Penso di aver detto tutto, ovviamente se ci sono domande sono a disposizione anche per il seguito. Mi scuso se ho sforato il tempo, grazie. Va benissimo così, appunto, necessariamente si tratta di presentazioni sintetiche che non possono dire tutto sulle attività dei singoli dipartimenti, ma appunto dettagli ulteriori li trovate all'interno della brochure. Comunque ci sono anche dei progetti interdisciplinari, quindi diciamo alcune delle attività anche del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza verranno probabilmente menzionate in altre presentazioni. Volevo aggiungere che con straordinario quanto involontario tempismo siamo riusciti a organizzare questo workshop nella prima giornata nazionale del paesaggio, con musei aperti, percorsi, iniziative, quindi diciamo siamo, come si direbbe, sul pezzo, non stiamo parlando di argomenti che sono attuali, interessanti per tutti, non solo per noi in queste aule. Allora, per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica parla invece la collega Michela Cingola, non so se riesco a lanciare. Allora, buonasera, io sono Michela Cicola e sono il referente dei beni culturali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica. Allora, il nostro Dipartimento ha vari laboratori, alcuni dei quali hanno competenze e lavorano nell'ambito dei beni culturali. Sono il DART, il Laboratorio di Analisi, Rilievo e Tecnica dell'Architettura del Territorio, dove sono io referente, il LabMAT, Laboratorio di Materiali, diretto dal professor Dell'Agli, l'AMETI, Laboratorio di Metallurgia e Fisica, diretto dal professor Iacoviello, l'AMI, Laboratorio di Misure Industriali, del professor Picco, l'ARM, Laboratorio di Robotica e Meccatronica, del professor Ceccarelli, l'APS, Laboratorio di Analisi e Progettazione Strutturale, della professoressa Emi, diretto dalla professoressa Emi, e la TESLA, Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Laboratorio, diretto dalla professoressa Polini. Le nostre competenze, le attività su cui lavoriamo sono parecchie e riguardano la valorizzazione ma anche e soprattutto l'analisi dei beni culturali, perché non si può valorizzare se a monte
non c'è un'anamnesi, una conoscenza dei beni culturali, quindi il nostro dipartimento incentra le proprie attività, le proprie esperienze su quelle che sono le analisi dei beni culturali, declinandole in vari modi, nel rilievo diretto e strumentale, nei sistemi informativi territoriali, ma anche, ve ne parlerò dopo, l'applicazione di sistemi robotici ai beni culturali, la diagnostica di cause del degrado, analisi di malte, analisi metallurgica, perché parti di malte ma anche parti di metallo sono all'interno dei beni culturali, analisi di sicurezza, valutazione, monitoraggio, specialmente in ambito sismico, consolidamento, questo è un argomento che purtroppo adesso è estremamente importante. E anche tecnologie di lavorazione di pietre ornamentali. Se qualcuno di voi vorrà approfondire, sicuramente tutte le cose dette meglio e incate meglio di quanto l'abbia fatto io sono sono nell'opuscolo, nella brochure di cui ha parlato la professoressa Maniaci. Ogni laboratorio quindi lavora ovviamente per suo conto, ma riuscire, come ha detto la professoressa Maniaci, a fare sistema, a lavorare insieme, inserendosi in un paniere interdisciplinare, multidisciplinare, è certamente meglio, le cose riescono meglio. Un esempio felice di una unione interdisciplinare è quello che portano avanti i laboratori DART e l'ARM, cioè il laboratorio di cui sono responsabile io, il laboratorio di robotica, diretto dal professor Ceccarelli, che da anni applicano le loro specifiche competenze nell'ambito della robotica, applicandola all'analisi, alla documentazione, al restauro dei beni culturali, principalmente all'ambito architettonico e archeologico. Io faccio l'architetto, sono architetto, quindi è ovvio che il mio ambito è questo. Questa unione poi si è allargata ancora più felicemente accogliendo il dipartimento, le competenze del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, e instaurando collaborazioni molto fertili con i laboratori FinLab, finanza aziendale diretta dal professor Intrisane, e con l'ImprendiLab, laboratorio per la promozione della cultura imprenditoriale diretta dal professor Ferrante. Questa, consentitemi questo termine, questa famiglia allargata, che si tratta di competenze che raramente lavorano insieme, diciamo, io sono un architetto che si interessa di beni culturali, difficilmente si può trovare una persona con queste competenze che lavori con una persona in ambito robotico, però ci abbiamo provato, abbiamo avuto anche questa felicissima, abbiamo allargato appunto la famiglia con i colleghi di economia e il risultato che abbiamo ottenuto è stato molto buono. Abbiamo avuto un finanziamento dalla Regione Lazio di 250.000 euro, quindi un basato su lavori assolutamente multidisciplinari per un progetto che si chiama Heritage Bot, cioè sistemi robotici per i beni culturali, che è un progetto teso, questo me lo leggo perché, teso alla valorizzazione tecnologica e di mercato di brevetti in ambito robotico attraverso la realizzazione di sistemi di servizio per i beni culturali. Noi sostanzialmente stiamo progettando un prototipo di robot che possa essere utile in ambito di beni culturali, ma tenendo d'occhio anche l'ambito e le ricadute economiche anche della vendita, della brevettazione del nostro robot. Quindi lo teniamo d'occhio da vari punti di vista ed è un progetto che non solo appunto ci ha portato a avere questo ottimo finanziamento, ma ci sta dando anche notevoli soddisfazioni anche dal punto di ricerca. Un altro progetto che non è, ahimè, ancora stato finanziato, ma ci sta dando grandissime soddisfazioni, vedo qui delle persone che sono con noi coinvolte, ed è anche questo estremamente interdisciplinare, è l'analisi e il rilievo dell'intera area archeologica di Cassino, a cui stiamo lavorando da tempo e che è un progetto che ci porterà ad avere una conoscenza insieme al professor Polito, che adesso si è aggregata poi anche la professoressa Corsi, ci fa molto piacere, ci darà una conoscenza di un'area che è molto importante, non è così conosciuta come dovrebbe essere. Chiudo parlando anche di altri progetti del nostro laboratorio. Ci sono dei progetti sull'analisi e trasformazione delle leghe a memoria, un progetto per la riquadratura di materiali da vite come filo diamantato, ovviamente in ambito di beni culturali, due progetti RECLUVIS che sono inseriti nella rete dei laboratori universitari per l'ingegneria sismica e sono incentrati sull'uso di materiali innovativi per il rinforzo di costruzioni esistenti e con particolare riferimento all'architettura storica. Sviluppo poi di strutture e di materiali composti polimerici anch'essi applicati al conservatorio.
completamente allo al miglioramento di edifici, ovviamente nel nostro ambito, edifici storici. Credo di essere rimasta nei nostri 5 minuti, grazie. Non mi piace mettere fretta, neanche spaventarmi, ho visto che gli ingegneri sono concentrati da questa parte del tavolo, sono più facile che aumento vada alla montagna. Un ingegnere, scusami! Una terribile gaffa, perché la presenza civica Cicola è un architetto, ma anche se in estato è a capo di un dipartimento di ingegneria. Nessuno è perfetto, che vogliamo. Comunque, allora io adesso a Casino abbiamo due dipartimenti di ingegneria. Grazie Michela, grazie anche per questa immagine di famiglia allargata, che insomma in realtà è molto calzante per quello che l'Università di Casino sta cercando di essere in questa fase della sua storia. Immagino che l'abbiate visto anche partecipando a questa, alle attività di questa giornata. E quindi passiamo la parola adesso al collega dell'altro dipartimento di ingegneria elettrica e informatica per un'illustrazione delle attività del loro dipartimento. Come vedete, diciamo, nella scaletta queste brevi presentazioni sono inevitabilmente, diciamo così, impostate su base dipartimentale, ma appunto insistiamo invece sulla trasversalità di queste attività, insistiamo anche sul fatto che questa trasversalità diventa, oltre che una necessità, e oltre che una opportunità, anzi prima un'opportunità, quindi una necessità anche nella prospettiva ormai del reperimento di finanziamenti, perché non si possono più ormai richiedere finanziamenti su bandi cosiddetti competitivi senza mettere in campo progetti che abbiano una forte componente interdisciplinare. Questo lo vedrete anche voi, anche da questo punto di vista, come dire, lo dico ad una platea di giovani, perché questo è un altro dei settori sui quali noi come Università di Casino cerchiamo di investire. Quest'anno abbiamo organizzato per la prima volta una serie di seminari per i nostri dottorandi, ma aperti a chiunque fosse interessato, proprio su come si progetta, su quali sono le opportunità di intercettare finanziamenti che vengono offerti sia dalla comunità europea, sia dalla Regione Lazio con fondi comunitari, sia, diciamo, più a tutto campo, insomma, da diversi, così, insomma, in diversi contesti, perché appunto, come diceva anche prima il professor Antonelli, questo è il mercato attuale del lavoro, questo è anche, come dire, sempre più sarà per voi una necessità, questa capacità di intercettare finanziamenti e quindi di saper costruire progetti. E appunto in questa costruzione di progetti questo aspetto interdisciplinare è un aspetto sicuramente fondamentale. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, Marco Lavacca, referente dei beni culturali per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Telecomunicazione. Come già hanno detto chi mi ha preceduto, è fondamentale l'interdisciplinarità. Noi come ingegneri in parte ci sovrapponiamo come attività, anche se siamo su due dipartimenti diversi, perché fondamentalmente non facciamo altro che applicare le tecnologie ai beni culturali in diversi possibili sbocchi, ovvero possiamo analizzare le strutture, quindi andare a valutare, a monitorare o a fare diagnostica sui beni culturali, e ovviamente beni culturali parliamo di un campo molto ampio, perché abbiamo beni culturali realizzati con diverse tecnologie, con diversi materiali, con immaginiamo dalle opere d'arte, dai dipinti oppure a Pompei, e stiamo parlando di oggetti completamente diversi, ma ognuno di questi ha bisogno, specialmente se vogliamo sia tutelarli sia in qualche modo farli sviluppare, abbiamo bisogno al giorno d'oggi di applicare tecnologie a questi sistemi. Tecnologia intesa in che senso? Innanzitutto, ad esempio, il monitoraggio, quindi andare a far sì che ci sia della tecnologia che controlli, ad esempio, che le mura di Pompei non cadano, o se si stanno iniziando a muovere, andare ad intervenire prima che cadano, oppure, che so, andare a valutare se un'opera d'arte, un dipinto si sta deteriorando a causa di buffe o a causa di qualche tarme o altri possibili animali che possono andare a rovinare un'opera d'arte. Allora, in quest'ambito il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, insieme ai dipartimenti che
lavorano in quest'ambito, che sono i laboratori di misure industriali, il laboratorio di elettronica industriale, il laboratorio di informatica e telecomunicazioni e il laboratorio di microonde, già da tempo hanno iniziato a lavorare in questi ambiti e hanno accumulato sia conoscenze ed esperienze, sia in qualche modo strumentazione che è presente nei nostri laboratori per poter eseguire questi tipi di indagini. Sono stati anche finanziati alcuni progetti dalla Regione Lazio, ad esempio per la disinfestazione di opere d'arte tramite microonde, quindi senza contatto, senza aggiungere che so, solventi o qualunque altra cosa che possa andare a eliminare questi parassiti dalle opere d'arte, si utilizzano delle onde elettromagnetiche come quelle che ci permettono la comunicazione ai nostri cellulari per ammazzare in qualche modo e distruggere questi parassiti dalle opere d'arte. Altre applicazioni ovviamente vanno verso invece una fruizione e uno sviluppo delle opere d'arte, quindi può essere ad esempio tutto quello che è legato al mondo della comunicazione, di internet e di quello che va sotto il nome, adesso va un po' anche di moda, dell'Internet of Things, quindi la possibilità di con sistemi cloud di pubblicizzare tutto quello che è inerente alle opere d'arte e quant'altro, i musei e la loro fruibilità. È fondamentale, dicevamo, un discorso di interscambio e spero che da questa giornata, che è una prima giornata, possano venire a nuovi ingegneri, tra virgolette, quegli spunti nuovi per poter applicare nostre conoscenze per risolvere problemi specifici dell'ambito dei beni culturali. Mi sono dimenticato di presentarti, mi hai fatto benissimo farlo da solo. Passiamo adesso a Ivana Bruno del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Vedremo anche che alcuni temi appena citati torneranno anche nelle attività del primo dei due dipartimenti, diciamo, di ambito umanistico, che sono gli ultimi della serie, insomma, di queste presentazioni. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia è il dipartimento che ormai da lunga tradizione si occupa proprio degli studi nel settore dei beni culturali. E in particolare spazia dall'archeologia, alla topografia, alla letteratura, all'arte figurativa, alla produzione libraria, e lo fa da diversi anni attraverso sia laboratori specifici, sia progetti di ricerca, iniziative di carattere interdisciplinare, a volte da alcuni anche in partenariato con altri enti, con altre istituzioni, con i quali appunto il Dipartimento ha ottenuto anche vari appunto finanziamenti in bandi competitivi regionali, nazionali ed europei. I laboratori che si occupano di beni culturali all'interno del Dipartimento di Lettere e Filosofia sono, partendo dal più antico, il laboratorio oggi denominato Libro e Ricerca, di cui il responsabile scientifico è Nicola Danga, un laboratorio fondato già nel 92 e rifondato nel 2009, e che ormai da più di 25 anni si occupa dello studio sia sotto il profilo paleografico, codicologico, bibliologico, sia sotto quello storico-artistico del patrimonio librario antico e a stampa, con particolare riguardo al prezioso patrimonio di Monte Cassino. E dal laboratorio Libere hanno avuto vita già esiti importanti progetti come la Bibbia Monte Cassino, che è basato sullo studio monografico di alcuni esemplari appartenenti alla Abbazia di Monte Cassino, le Bibbie Atlantiche, nonché la catalogazione informatizzata di manoscritti latini grammaticali, lo studio delle testimonianze librarie dell'età medievale relative alla musica liturgica dell'Italia centro-settentrionale, il corpus dei codici decorati dell'Abbazia di Monte Cassino, di cui già sono usciti 4 volumi, ma anche un progetto sempre del laboratorio in corso, è quello appunto del Museo Virtuale del Libro Antico, che poi porterà anche a coniugare l'applicazione di tecnologie avanzate di riproduzione con
di digitalizzazione dei testi con la produzione di contenuti scientifici, proprio allo scopo di rendere accessibili questi contenuti. Altro laboratorio è il laboratorio di studi italiani di lingua, letteratura e storia dell'arte, che ha favorito anche l'interdisciplinarità all'interno del nostro dipartimento. All'interno di questo laboratorio esiste il centro interdipartimentale di ricerca su traduzione e tradizione, che si occupa proprio delle fonti manoscritte della letteratura contemporanea, quindi gli avantesti e tutti quei documenti che aiutano a ricostruire il percorso creativo che precede la pubblicazione a stampa di un'opera. Oltre al laboratorio, sezioni di ricerca, la sezione di ricerca su cultura e società del Mediterraneo antico, cui fanno parte anche il professore Crisci, Edoardo Crisci e Elena Carcella, come la mai, che si occupa proprio di portare avanti attività scientifiche nel settore dell'archeologia preistorica, dell'epigrafia greca, della paleografia, commissioni e progetti in Italia e all'estero, ma anche iniziative di alta formazione, come Summer School. Infine, un'iniziativa di ricerca applicata, che è il progetto Museo Facile, Sistema Integrato di Comunicazione e Accessibilità Culturale, che è un progetto nato in collaborazione con altre istituzioni culturali, in particolare con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e che ha portato anche al coinvolgimento attivo degli studenti allo scopo di studiare forme di comunicazione dei contenuti culturali, forme di resa accessibile dei contenuti, partendo proprio dai testi, partendo dalla semplificazione dei testi, dando come requisito fondamentale una conoscenza approfondita dei contenuti, allo scopo di favorire la fruizione, di favorire l'accessibilità dei contenuti museali per tutti i tipi di pubblico. La peculiarità di questo progetto è quello di creare un sistema integrato che vuole mettere nelle condizioni tutti i tipi di pubblico, dallo studente, dallo specialista al pubblico con disabilità, mi riferisco quindi a pubblici che hanno difficoltà a comprendere la lingua per vari motivi, dai sordi alle disabilità visive, quindi comunque un museo rivolto, un museo facile che rende accessibili i contenuti a tutti i tipi di pubblico. E questo progetto, queste iniziative ci hanno portato non solo a creare un partenariato scientifico con quindi una sinergia con istituzioni culturali diverse, ma anche ad entrare in contatto con imprese che si occupano di comunicazione e di accessibilità. E un esempio è stato il rapporto di collaborazione e di sinergia con start-up innovative, start-up che si occupano sia di tecnologie assistive ma anche di mirate appunto alla comunicazione e alla fruizione dei beni culturali, per esempio questa oggi qui rappresentata dal dottor Stefano Fiori, che è Abstract, che è una delle start-up che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lazio. Quindi ecco, il Dipartimento di Lettere e Filosofia ben ovviamente si integra con le altre competenze che provengono dagli altri dipartimenti di ingegneria ed è ben venga questo dialogo costante perché appunto può essere fruttuoso ed efficace. Grazie Anna, non aggiungo altro, passo subito la parola anche perché si tratta ovviamente di attività completamente complementari a Ignazio Tartillo, al collega Ignazio Tartillo che ci presenta invece le attività del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute. Grazie molte, buonasera a tutti. Allora, anche per quanto riguarda, si sente, sì? il nostro Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, che è un dipartimento che ha molte anime, all'interno di questo dipartimento si trovano però anche molti ricercatori, un trito gruppo di ricercatori di strutture di ricerca che sono attive appunto nell'ambito dello studio, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio, dell'eredità culturale, l'accento può essere messo su tanti aspetti, lo è, nei diversi paesi che messo in modo diverso l'accento su questa appunto, la natura del patrimonio. Ecco, patrimonio, come si diceva prima, il patrimonio può essere un patrimonio materiale ma anche immateriale. In questo anche il nostro laboratorio, anche il nostro dipartimento offre al suo interno una varietà di approcci a queste problematiche.
tematiche, proprio partendo da quelle, diciamo, beni culturali, immateriali, il laboratorio di linguistica e informatica sperimentale e appunto del nostro dipartimento ha come progetto fondamentale, tra i suoi progetti fondamentali, quello dell'archivio di, sui dialetti dell'Italia centro-meridionale, piuttosto scusate, del Lazio meridionale, essenzialmente quindi di quest'area e delle zone limitrofe, e al, appunto in questo laboratorio sono stati sviluppati un archivio, depositato un archivio di trascrizioni di parlato, dialettale, di oltre 20 centri appunto di questa provincia e ovviamente di alcune province limitrofe come quella di Molise e della Campania, la Campania, la zona Campania settentrionale. E questo per quanto riguarda appunto questi beni culturali di materia lingua, che comunque appunto appartiene, rientra in questo ambito. C'è un altro laboratorio ovviamente che si occupa invece di un aspetto che è stato già appunto menzionato, cioè la, l'edizione, la digitalizzazione dei testi, l'elaborazione di sistemi di trattamento e di, per esempio con relazione al motore di ricerca, dei testi stessi, la carta testuale, che ha sede nel laboratorio di, laboratorio del libro antico, lo studio del libro antico, presso il quale tra l'altro è attivo un progetto che si chiama ROME, un acronimo, che in realtà è un progetto di sviluppare, mira lo sviluppo di un repertorio dei numeriali medievali e che è condotto insieme, sviluppato, un progetto sviluppato insieme alla SISDA, cioè la Società Internazionale di Studi del Medioevo Latino. Quindi ne ha come fine, come finalità, la creazione di questo repertorio e una sua accessibilità online. E per ultimo il laboratorio cui faccio parte anch'io, che è quello di appunto ricerche storiche e archeologiche dell'antichità, che ha ovviamente vari progetti, sul carattere che riguardano i beni culturali, il patrimonio di questo territorio, non solo, tra l'altro è tradizionalmente collegato, abbiamo avuto uno scavo nella Capraterria, che in realtà continua ancora, e una serie di progetti che riguardano sia l'archeologia dei materiali, sia i testi, parlo di testi epigrafici, delle iscrizioni, che sono stati portati avanti negli ultimi anni, per esempio il progetto Eagle, che è un progetto internazionale, cui ha partecipato questa università, che appunto è stato finanziato, che consiste, che ha come finalità la creazione di un archivio online di tutte le iscrizioni latine e greche del mondo, non ci occupiamo ovviamente soltanto della parte relativa a questo territorio, una parte della provincia di Latina e anche della provincia di Caserta, che è un progetto che va avanti ancora e che è collegato a un altro progetto sempre sviluppato con collaborazione internazionale con l'Istituto Archeologico Germanico, che è il progetto appunto del catalogo informatico dei manufatti latinei del Lazio meridionale, che confluiscono poi nel grande archivio fotografico dell'Istituto Archeologico Germanico, un'istituzione molto importante per gli archeologi. Ovviamente quello che ho citato, le cose sono una serie di attività e sono a disposizione, per eventuali domande, e credo che sia un'occasione questa molto importante, come dicevano i colleghi, per rinforzare i nostri rapporti, di collaborazione all'interno dell'Ateneo e al di fuori di esso. Quindi davvero grazie a tutti. Ovviamente può sembrare un'ovvietà parlare in questi termini di interdisciplinarità, di rapporto tra una componente più prettamente umanistica, l'ambito scientifico, eccetera, per casino non è una cosa così ovvia, cioè è la prima volta che noi abbiamo
un primo censimento di attività relative ad un ambito, relative ad un tema, forse lo si dovrebbe fare anche per altri filoni di ricerca, anzi senz'altro lo si dovrebbe fare anche per altri filoni di ricerca, ma insomma è la prima volta che tutti insieme, e di questo diciamo veramente tengo a ringraziare anche i nostri referenti dipartimentali, perché a volte censire le attività dei dipartimenti e dei laboratori che lavorano a tutto campo, magari su progetti diversi, su ambiti diversi, e limitatamente alle attività relative ad una tematica, non è un'operazione semplice, insomma, in assenza di archivi pregressi, in assenza appunto di censimenti che poi dovrebbero esistere oltre che a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale, ci sarebbe molto bisogno, no, di mettere in contatto tra di loro persone che lavorano sugli stessi argomenti o che hanno gli stessi interessi o che potrebbero sviluppare nuovi interessi se solo si conoscessero, insomma, e lavorassero e poi avessero l'opportunità di lavorare insieme. Allora, non a caso noi, diciamo, come interlocutori esterni, per avere questo sguardo sull'esterno, avevamo invitato in realtà tre oratori, uno che è il dottor Alessandro Bossetti di Asso Restauro, non è potuto venire, se ne scusa, ma abbiamo comunque qui Stefano Fiori, cui do subito la parola, poi Marco Bisalverdi che parlerà dopo. Stefano Fiori è uno dei soci fondatori di Abstract Made for Art, quindi una startup nata nel 2015, che appunto si colloca veramente al crocevia, insomma, proprio in questo spazio di interazione, no, tra l'ambito umanistico e l'ambito scientifico-tecnologico, perché per l'appunto realizza prodotti e servizi innovativi a forte contenuto tecnologico per la comunicazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. Cosa fanno? Ce lo dirà credo lui molto brevemente, poi ci dirà anche qual è l'interesse appunto a incentivare e potenziare il genere di collaborazioni che noi proponiamo e anche eventualmente quali possono essere le difficoltà o comunque insomma le criticità, speriamo risolvibili, insomma, per poter lavorare il meglio possibile insieme. Ormai vi siete abituati a... buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente l'università per questo invito e devo dire che mi sento un pochino in imbarazzo perché mi sento di essere tipo l'invitato e il fidanzatino della figlia di una famiglia, quindi cioè, la prima volta che mi sembra quasi di interrompere dei meccanismi tra di voi molto vogliati. Comunque sono molto contento di essere qui e ringrazio anche per parte della mia società. Come detto, noi siamo una startup, ci occupiamo, per sintesi, diciamo, facciamo allestimenti museali e curiamo eventi culturali. E, tendenzialmente siamo il trade union tra la parte, vogliamo essere il trade union tra la parte di storia scientifica, chiamiamola così, reperto, e il racconto che poi ne deve derivare, per poterlo portare fuori affinché possa essere compreso da tutti, quel tutti o quel facilmente da tutti, che noi speriamo sempre si possa concretizzare quando poi andiamo a lavorare verso l'esterno. E, con l'Università di Cassino abbiamo completato da poco, a dicembre 2016, un intervento di analisi di dati su il turismo all'interno dell'abbazia di Monte Cassino, del progetto appunto per rinnovare i palazzi comunicativi dell'abbazia di Monte Cassino. I risultati saranno pubblicati a breve, insomma, comunque all'interno di altri momenti di diffusione scientifica. Particolarità del nostro approccio è stata quella di cercare di prestare attenzione anche a quegli elementi che venivano dalla comunicazione sui social network. È un approccio, per carità, non stiamo parlando di cose rivoluzionari, però in ambito museale sono dei dati che molto spesso vengono tralasciati e diciamo, se fossimo forse in un ambito marketing commercial, potrebbe essere l'empatia che trasmette il web su un determinato argomento. Comunque sono degli elementi che aiutano a dare un quadro di come un bene culturale, un'esperienza di visita, un luogo è vissuto dal pubblico. E poi siamo stati chiamati a diciamo collaborare per questa prima fase di Smart Museum, che si occuperà di allestire una nuova ala dedicata all'arte moderna e comunque si completerà
probabilmente l'allestimento, completamente l'allestimento dell'abbazia di Monte Cassino. Il rapporto con l'università è sempre importante, banalmente concedervi questa banalità, senza, se noi ci occupiamo di racconti senza la storia e non si fa da nessuna parte, cioè non è che non si facciano gli X-Men partendo proprio da zero, ma probabilmente anche lì ci deve essere adesione scientifica rispetto a un'opera autoriale di qualcuno, però bisogna partire da un reperto o da una vicenda, un personaggio che è stato studiato e che attorno al quale viene dato via libera scientifico per dire ok, partiamo, possiamo dire questo, forse non abbiamo studiato troppo approfonditamente il discorso, però abbiamo già abbastanza elementi, possiamo fare un racconto e portarlo fuori per fare in modo che il nostro lavoro e la bellezza dell'arte in genere, concedetemi questo termine, possa arrivare a più persone possibili. Quindi per noi è inestimabile in questo momento collaborare con l'Università di Cassino, innanzitutto perché ci sono delle eccellenze, la professoressa Magnaccia, la professoressa Bruno e Orofino, che rappresentano dei punti di riferimento dell'ambito storico-artistico, e non da meno sicuramente anche l'importanza del monumento in sé, dell'abbazia di Monte Cassino, per noi è molto importante. A cascata poi ci sono tutti gli effetti secondari che però sono vitali anche per una società piccola come la nostra, che derivano dal networking. L'università è un luogo gigantesco, pieno di feedback da parte dei professori, dei ricercatori, degli studenti, a parte vostra, e quindi sono sempre dei momenti di grande fibrillazione in cui si raccoglie tipo a strascico, non si sa bene cosa tira fuori, ma di solito tanti input. Negatività? Forse la stessa cosa, per un gruppo talmente grande magari bisogna muoversi con la sensibilità di entrare in uno spazio in cui ci sono tante persone, con ingegneri, architetti, quindi magari bisogna rivolgere correttamente la mail, l'intestazione corretta, cose del genere, però sono normali in qualsiasi gruppo, non semplicemente nell'università. La presentazione l'abbiamo fatta anche con prima, ma forse non me l'avevate tutti qua, insomma si stava parlando di storie, e quindi insomma l'ultimo dei nostri ospiti di stasera è Marco Isalberdi, che è il fondatore e managing director di Doc Lab, che è una delle case produttrici di documentari, quindi di racconti, di storie insomma ben raccontate, che ci sia in Italia, perché è una visibilità ovviamente internazionale. Lascio la parola a lui per il suo punto di vista. Noi siamo alla ricerca di fidanzate, come in tutte le buone famiglie, preferiamo cercare noi le fidanzate che non farle cercare direttamente ai nostri figli. I matrimoni combinati una volta funzionavano forse meglio dei matrimoni liberi di oggi. Insomma. Vabbè, grazie. Guarda, non posso dire che come fidanzatino sono un po' passatello. Devo dire che sono rimasto molto molto impressionato da quanto ho sentito qui, perché accidenti, è cambiato tutto. Quando io ho cominciato a fare questo mestiere, il professore universitario, di cui tra parentesi sono anche figlio, quindi posso parlarne male a ragion veduta, vivevano in una specie di torre d'avorio e consideravano che chiunque si avvicinava a loro sostanzialmente era lì per capirgli dei segreti, per banalizzarli e rovinare la loro ricerca. Beh, vedere questo tipo di parterre interdisciplinare che lavora insieme con la missione, tra l'altro, cosa che mi ha fatto molto piacere, di lavorare in qualche modo di sporcarsi le mani, per così dire, e di trasformare queste loro competenze, queste loro scienze in qualcosa che incroci le possibilità commerciali, le possibilità imprenditoriali di trasformare questo loro lavoro in qualcosa che esca dalla torre d'avorio universitaria per incontrare un pubblico più ampio, devo dire per me è stata una vera esperienza. Vi ringrazio tutti quanti perché rispetto alle mie prime esperienze è veramente tutto molto diverso. Come era, vi giuro, disastro avvicinarsi alle sovrintendenze.
competenze o cercare di avere un permesso per entrare a firmare un centro archeologico, la prima cosa che bisognava fare era sottoscrivere che questo non aveva nessuno scopo commerciale, che uno lo faceva per buttare via i soldi e che comunque non ci avrebbe mai guadagnato una lira, perché questo era sporco e cattivo. Tutto questo, devo dire, parte non di così tanti anni fa. Invece, sinceramente, i beni culturali, la cultura italiana è una di quelle risorse fondamentali di questo paese, forse una delle poche, insieme alla creatività che in qualche modo continuiamo ad avere qua e là, e che, di cui dobbiamo assolutamente riuscire a fare cultura. Riuscire a fare cultura, a fare commercio, a fare industria, riuscire a esportarla nel mondo e farci riconoscere. Una cosa che ancora oggi vale, il nostro Colosseo, Venezia, i luoghi classici e tipici attirano una quantità di immaginari collettivi di tutte le parti del mondo per cui ci vengono a visitare. Il grande compito che oggi abbiamo è cercare di dirottare questi flussi verso qualcosa di un po' più, permettetemi la parola, raffinato o un po' meno ovvio e visitabile. Venezia sprofonderà sott'acqua presto per il numero di visitatori, il Colosseo stanno restaurando, ma comunque più che quel numero non può portare. Il grosso problema, la grossa sfida che abbiamo di fronte è riuscire, come ben diceva Fiore, a raccontare delle storie che ti facciano capire un po' chi siamo, quali storie abbiamo dietro, che cosa ci abbiamo nel nostro DNA di italiani, di cultura italiana. Questo non è per niente facile, perché dall'altra parte, se a questo punto ci stiamo aprendo a questo, vediamo anche che i mezzi di comunicazione finiscono per concentrarsi su poche icone ipersfruttate, su cui appunto Leonardo da Vinci, datemi una storia su Leonardo da Vinci, la leggo domani mattina, datemi una storia già sul convento di Cassino e ho grosse difficoltà a raccontarla in giro. Ed è per questo che forse la vera soluzione è quella di riuscire a lavorare in modo molto innovativo con gli strumenti che abbiamo a disposizione e in gruppo, per riuscire a spostare gradualmente questa attenzione, che è il nostro futuro, che è la cosa su cui noi potremo fare molto. E qui io sono convinto, e qui ricito Fiore perché mi è piaciuto, che forse il primo grande lavoro è quello di riuscire a farlo attraverso strumenti nuovi, che non siano più tanto il documentario classico su cui io sono nato e che si faceva in giro e che ancora ogni tanto si può fare, ma che è una punta di diamante isolata, ma riuscire a lavorare su le possibilità che ci offre internet e la possibilità di avere dei racconti che riescano ad appassionare il pubblico normale. Una cosa che ho sentito citare prima, il professore parlava di cultura del cibo, è una cosa alla quale io credo tantissimo e credo che sia una di quelle cose che l'Italia in questo momento riesce a esportare bene, e che stranamente la cultura del cibo si sposa benissimo con la cultura storica, artistica e culturale di un luogo. Ecco, secondo me noi dovremmo riuscire a sfruttare molto questo aspetto che ci offre internet, che per tanti aspetti ci dà un sacco di delusioni, ma questo è un altro discorso, ne parliamo un'altra volta, ma ci offre delle grandi possibilità di interazione. Riuscire a trovare e sfruttare tutti quei sistemi che creano interattività tra un bene culturale e l'esperienza delle persone che arrivano e con il loro telefono possono interagire, sapere, approfondire, avere esperienze dirette, secondo me è un campo che offre grandissime possibilità. E magari verrò a trovarti e parliamo di possibilità. Grazie. Dico, mi sembra di averlo domandato. Grazie, un documentario sulla pazzia di Monte Cassino non sarebbe una cattiva idea.
ma di questo poi ne riparleremo. Grazie, grazie davvero, è un momento fatidico delle domande, come ha già detto prima Giuseppe Antonelli, lo so che neanche minacce di bocciatura riescono a farmi tirare fuori una domanda in un contesto così, ma magari mi sbaglio, insomma, comunque se avete qualcosa da chiedere avete l'opportunità di farlo adesso, soprattutto con i nostri ospiti esterni, sia gli studenti sia anche i non studenti qui presenti, i colleghi che sono stati così gentili a venire anche loro ad ascoltare. Niente, nessuna curiosità? Come si racconta una storia che cattura, per esempio, con contenuti culturali? Cioè ci sono delle strategie, ci sono delle cose che bisogna sostenere, una domanda un po' banale, un po' ampia, però insomma. Ma io credo che tutto sia raccontato, sempre mettersi dal punto di vista del pubblico che l'ascolterà e cercare di capire che cosa crea empatia. Noi ci appassioniamo alle storie perché in una qualche maniera c'è qualcosa in quella storia che risuona dentro di te, qualcosa in cui puoi identificarti, anche per opposti, non necessariamente per simpatia, ma insomma noi alla fine dei conti siamo degli animali emotivi, i nostri neuroni specchio devono essere attivati in qualche modo, quindi deve risuonarmi dentro per un motivo o per l'altro. E quindi forse la cosa più semplice è cercare di chiedersi questo: in che modo io dovrei essere interessato a quattro sassi ammuffiti? Che cosa c'è dietro quei sassi ammuffiti? Che cosa rappresentano di me? Questo credo che sia la scommessa, e cercare di essere coinvolto in una scoperta del che cosa c'è dietro, che cosa, perché ci appassioniamo tanto alle storie poliziesche, perché c'è quest'idea di andare alla ricerca di un meccanismo che ti permette di capire, di scoprire, pian piano entrare dentro, e mentre lo fai impari tante altre cose collaterali. Io credo che questo sia l'unico vero grande meccanismo. La scienza che ti cala dalla testa perché leggi questo, perché devi saperlo, sono pochissimi che riescono a farlo. Ma altre domande vostre? Prego. Io volevo ringraziare la professoressa Bruno, perché io sono una professoressa dei superiori, nel caso specifico insegno storia dell'arte, nel liceo artistico, e sono qui oggi con una piccola componente di ragazzi, ma credo che questi incontri siano veramente funzionali per l'orientamento. Quindi non una presentazione delle varie facoltà, a volte a scuola oppure con brochure eccetera, ma far partecipare gli studenti ad incontri di questo tipo possano veramente chiarire tanti dubbi da parte loro e quindi aiutarli ad una scelta consapevole futura. Io sono qui con i ragazzi di quarto, non sono nemmeno dell'ultimo anno, però loro hanno trovato questo incontro valido e hanno ricevuto stimoli che poi man mano potranno essere sviluppati, si chiariranno meglio le idee, però sono dei semi che intanto interessano i ragazzi e apriranno loro veramente un ventaglio più ampio, rispetto all'idea che loro possano avere. Quindi penso che queste cose siano interessanti anche proprio al fine dell'orientamento e quindi di un percorso verticale sempre di sinergia tra i vari gradi di scuola. Quindi vi ringrazio. Grazie a lei, professoressa, ha detto una cosa molto importante, nel senso che questo collegamento tra l'orientamento di entrata all'università e invece le prospettive poi anche professionali, dirette o indirette, viste attraverso l'esperienza diretta di chi lavora in questi settori da punti di vista molto vari, come abbiamo visto anche noi, crediamo che sia molto importante, perché questo è il motivo per cui abbiamo messo insieme poi l'evento sull'orientamento con il Career Day, e questo è il motivo per cui abbiamo creato questi workshop anche, diciamo, multitematici, interdisciplinari, intersettoriali, non internazionali, ma insomma anche un po', perché abbiamo sentito anche esperienze di persone che si sono formate anche fuori di qui. E questo ci ripaga della fatica che costa organizzare un evento come questo. Solo una parola, ma sicuramente
passione che ormai l'Università Comunale d'Avorio è veramente un retaggio del passato. Persino i più schizzinosi di noi, quelli pochi rimasti, saranno costretti a uscire da questa benedetta Torre d'Avorio, non posto altro perché ormai è istituzionale che l'università non ha più soltanto due missioni: ricerca e formazione, fare ricerca e insegnare, trasmettere conoscenza agli studenti, ma appunto quella che la professoressa Maniaci chiamava prima la terza missione. La terza missione dell'università è proprio quella di diffondere le conoscenze che maturano nei suoi laboratori, nei dipartimenti, eccetera, di fare patrimonio comune, bene comune. E quindi, e questo naturalmente, soprattutto nel campo dei beni culturali, altri scenari, prospettive, nuove, sia per il modo in cui si fa la ricerca, che è alla base quindi della diffusione, perché non è che si diffondono chiacchiere o aria fritta, si diffonde conoscenza maturata, scientifica, con solide basi scientifiche. Quindi sia nel, però bisogna anche saper lavorare in un modo diverso, cioè con una prospettiva diversa, e sia anche nel campo dell'occupazione, spesso soprattutto appunto i ragazzi, perché anche i ragazzi di scienze, i nostri studenti di scienze della comunicazione, che naturalmente saranno chiamati anche loro a questo compito fondamentale, che è rendere appunto quello che si studia nell'università un bene comune per tutta la società e il territorio su cui l'università esiste. Quindi Torre d'Avorio proprio ormai, volenti o nolenti, ce la dobbiamo dimenticare, fortunatamente. Ce la stiamo dimenticando. Loriana, benissimo, stiamo pure insegnando a fare domande, che anche fa parte della nostra attività. Professori? Diciamo, è una domanda un po' provocatoria. Ci ha parlato di una start-up che usa competenze, diciamo, che provengono dalla ricerca. Allora la domanda ai nostri due ospiti è: che cosa può fare l'università per rendere, per permettere ai nostri studenti, uscendo dalla pseudo Torre d'Avorio, che sicuramente non esiste più, che tipo di competenze e che tipo di saperi l'università dovrebbe aggiungere a quello che fa già per renderli più creativi? In qualche modo ormai il mondo del lavoro, specie nell'ambito dei beni culturali, è inventarsi un lavoro. Noi come docenti possiamo offrire a loro delle cose aggiuntive, secondo voi, che state dall'altra parte in questo momento, che potrebbero aiutare i nostri studenti nel inventarsi un lavoro quando escono da qua? Chi vuole rispondere? Prima mi avevano dato un compito di fare delle domande al workshop precedente, però sono rimasto in silenzio perché ho trovato quasi tutte le cose dette completamente esaustive e anche molto interessanti. E... Caterina, giusto? Sì. E... La squadra, bisogna imparare a trovare una buona squadra. Non si può lavorare da soli, questo è un altro concetto che aveva detto lei. E mentre purtroppo escono fuori, sia una visione magari un po' negativa, escono fuori o capre, ma non capre perché sono pigre, oppure escono fuori dei geni, che si credono dei geni, che vogliono lavorare da soli, invece no, da soli non si va da nessuna parte, bisogna essere in gruppo. E il gruppo spesso fallisce, quindi bisogna anche essere in grado di gestire il fallimento e gestire il tempo. Il tempo è una strana, non so, alle volte ci diciamo che la vita è breve, però probabilmente temiamo che sia troppo più, in realtà ci comportiamo come se fosse estremamente breve, in realtà un po' di tempo c'è, avete tempo per crescere, vorrete avere tempo anche per prendervi un anno sabbatico, riflettere, fare un po' di esperienze in giro e poi provare, però non è one shot, ne avete anche altri tentativi, usate il primo tentativo per sbagliare, per cambiare gruppo, per mandare anche a quel paese qualche compagno che avete sbagliato e prendetene altri e fate un'altra esperienza. Non è detto che la vostra prima formazione, non dico che venga abbandonata, assolutamente, se l'università funziona veramente vi fa crescere, è questo che resta dentro, e, però magari potete aggiungere un altro corso di laurea oppure semplicemente leggermente modificare la vostra professionalità aggiungendo nuove competenze, nuove skill, cose del genere, e poi pian piano cambiare. Se fossimo nel migliore dei mondi possibili, se fossimo, no,
fuori, senza dare il migliore modo possibile. Se fossimo in America cambiereste lavoro spesso, venite licenziati, andate in depressione, oddio adesso non trovo più niente, fanno andare 3-4 curriculum e avete trovato un altro lavoro, però magari qualcosa di un po' diverso. Se pensate che questo in Italia non si possa fare in modo assoluto, allora non fate niente, sbagliate, rimanete semplicemente disoccupati, punto. Fatelo. E non pensate che l'Italia sia una torre d'avorio, adesso la metafora non è identica, non pensate che abbia delle pareti. Io mi sento cittadino europeo, non dico cittadino del mondo, però mi sento cittadino europeo. Se devo andare da qualche altra parte ci vado, appunto, non devo fare troppi problemi. Semplicemente la cosa è provateci, non avete nulla da perdere. Scrollatevi di dosso quella specie di tradizione nazionale di dire ah, tutto è difficile, se non c'ho lo zio là che mi spinge, se non c'ho quell'altro, eccetera. Tanto quello che voi siete adesso lo siete, le vostre possibilità le più o meno le conoscete, provateci. Sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Fiore, dai fallimenti si impara tantissimo. Se io perdo il risultato della mia vita, è il risultato di una serie di casualità sulle quali non ci avrei scommesso nemmeno un po'. Quella è andata bene, l'altra è andata male, il risultato che ho imparato da tutte, l'unica cosa che posso dire in tutta onestà è che tutta la mia vita ci ho provato credendoci fino in fondo. Credeteci fino in fondo senza immaginare, anche che era stato detto, di avere dentro delle verità assolute che siano il futuro della verità, ma pensate che quelle sono le vostre idee che vale la pena spenderci, investirci sopra e avere gli occhi e le orecchie attenti a quello che succede davanti a voi. Io i miei compagni di strada li ho incontrati sul tram, al bar, nei posti più improbabili, e con loro ho condiviso un sacco di esperienze importanti. L'importante è solo crederci e avere un atteggiamento positivo, perché tanto ad avere un negativo non vi aiuterà per niente. Grazie. Chiudiamo qui, anche se vi lascio spazio, perché è una giornata densissima. Grazie a tutti. Pensateci a quello che